Buongiorno Armando ai microfoni, siamo all'apertura dell'inaugurazione di questa bellissima e seconda Rescue di Reselling della Spezia, siamo al Pala Expo. Potete e ci stiamo preparando per tagliare il nastro. E a questo punto, se mi permettete, è il momento che tutti aspettiamo, quello del taglio del nastro per dare vita a questa seconda edizione. E insieme alla nostra Elisa Gargani vogliamo il piccolo Massimo, pensate che è il volontario più piccolo della pubblica assistenza a Pitelli, solamente 6 mesi. Fatemi un applauso perché abbiamo un video. Allora, ecco le cose, ecco il compito a Monica di dettaglio insieme ovviamente al sindaco, con un caloroso applauso in ricordo di Sandro Usai che è qui con noi. Grazie a tutti. Vediamo in questo momento la fiera si è aperta, questa grande mostra di attrezzature che sono. Ed ecco i bambini che erano dietro al nastro, erano in attesa con la maestra. Usano questo momento particolare per dare loro queste informazioni. Beh, abbiamo visto l'esercitazione con i vostri operatori, gli attori, non so come li chiamate. Si chiamano simulatori e truccatori. Non so come li chiamate, e hanno fatto la loro parte, poi lei mi spiega bene come vengono adoperati. E abbiamo visto questa simulazione. Perciò voi siete. E poi la vostra presenza qui in questa Rescue è la seconda volta, una comunicazione fra enti, fra ambulanze, è una grande e bella famiglia, ognuno lavora con la sua fetta e dove è anche più vicino, anche perché il popolo possa avere il servizio più vicino o più lontano, a seconda com'è, ma però che c'è sempre qualcuno, che sia rossa, verde o gialla, non importa, l'importante è portare l'aiuto. Tanto le esperienze di oggi è più o meno un po' quello che è la Croce Rossa Italiana, che è una delle più grandi, insomma la più vasta estesa sul territorio. Come ha detto lei, il mondo che è qua oggi è quello di tante divise tutte colorate, che però rappresentano un mondo, che è quello del volontariato. Quindi oggi ha visto l'intervento delle pubbliche assistenze insieme a Croce Rossa, perché entrambi fanno soccorso con ambulanze, con mezzi propri, però sono intervenuti in quel contesto. Per noi è sempre un'esperienza metterci in mostra, perché come dice lei Croce Rossa sono 150 anni che esiste. Quindi qui abbiamo un nostro punto di primo soccorso, questa tenda che è quella che viene portata in tutte le manifestazioni, proprio perché si dimostri come esiste, come nasce un piccolo punto di primo soccorso gestito da infermieri e personale medico. Quello che ha visto oggi sono i truccatori e i simulatori di Croce Rossa, sono un gruppo di 20 circa dentro il nostro provinciale, che vengono utilizzati proprio in queste manifestazioni. Servono per fare esercitazioni con i nostri volontari, ma anche con altre associazioni. Quindi loro simulano un dramma, un problema serio, meno serio, sono in grado di farlo perché fanno corsi. Non abbiamo visto le ferite, ma a volte ci sono anche delle ferite importanti che vengono truccate molto bene, e poi si fa il soccorso uguale, bravo, come degli attori. E quindi oggi ne abbiamo visto solo una parte, domani ne vedremo un'altra. E per noi, ripeto, essere qui è sempre molto piacevole, perché prima di tutto è un modo per farci conoscere. Abbiamo la disostruzione pediatrica, un argomento che è sempre molto molto sentito tra i genitori. Oggi abbiamo avuto tante visite di genitori che ci chiedono lezioni informative o corsi proprio per imparare a disostruire un bambino. Quindi questa è un'altra cosa che veramente ci sta facendo veramente lavorare tanto in tutta la provincia, negli asili nido, nelle scuole materne, con gli insegnanti, con i genitori, con i nonni. E questo è un argomento che ci sta molto a cuore.
Beh, sicuramente si va sempre più avanti e si cerca di dare a tutti una certa conoscenza, perché quella conoscenza fa prosperità, ci porta più avanti e ci mette in condizioni anche di essere magari prima che arrivate utili, prima che arrivate. Primo soccorritore magari è il marito, il cognato, il fratello, il figlio, quello che si trova, perché è lì in quel momento e dà il primo apporto. Se lo sa fare è meglio, se non lo sa fare è impacciato e poteva creare un salvamento, invece non riesce. Può creare un problema. Crea un problema. Mentre invece dicevo, oggi la vostra presenza, la Croce Rossa, cioè, a noi mondiali, adesso parlavo di colori, lei, colore è solamente una divisa che si porta, però quello che in fondo fate al popolo è la solita cosa. Esattamente. E quello che uno riceve invece è molto, molto, perché quando, è più grande, quando voi arrivate la gente allarga il cuore, se meno male sono arrivati. E poi da quel momento lì voi siete, come si dice, gli artefici del possesso. E come procede il tutto l'iter da quando arrivate a quando viene preso in consegna il pronto soccorso? Innanzitutto noi siamo attivati dal 118, dalla centrale del 118. Quindi quando siete coordinati? Sì, ecco. Ossia quando lei chiama la centrale del 118 le risponde una centrale operativa. Questa centrale le chiederà, le fa delle domande e attiva l'ambulanza più vicina a lei. Quindi può essere una Croce Rossa, può essere una pubblica assistenza. I più vicini arrivano, valutano e diventano gli occhi e le orecchie del 118. Quindi noi, perché è importante la nostra preparazione? Perché se io sono preparato, sono un ottimo osservatore che riferisce a medici e infermieri del 118 la situazione che ho davanti. Quindi loro mi guidano. Io sono formata dal 118 con dei corsi regionali e da Croce Rossa perché impari a fare un soccorso, quindi a soccorrere un traumatico, a soccorrere una persona che ha subito un trauma oppure un infartuato, una persona che ha un malore. So esattamente come comportarmi e come colloquiare con la centrale operativa, i parametri da riferire, e saranno loro che mi guidano e mi daranno un codice con il quale arriverò in ospedale Spezia o Sarzana, ovunque, dove mi mandano, e consegnerò il paziente che sarà su una delle nostre ambulanze al personale del pronto soccorso. Beh, signora Simonetta, la ringrazio per il suo contributo, anche perché perlomeno abbiamo dato un'informazione più vera, più verace, precisa. Insomma più precisa, e per quanto riguarda anche questa sapienza che ci mette in condizione di muoversi meglio. Grazie di nuovo. Grazie e auguroni. Grazie, buon lavoro a tutti. Siamo usciti dalla simulazione dei Vigili del Fuoco, abbiamo visto tutta questa operazione, però alla base c'è sempre la comunicazione. La comunicazione che è importante, perché un ordine, un comando, una parola sentita da lontano ci mette nelle condizioni di potersi muovere meglio e sapere quello che dobbiamo fare. Siamo qua in questo piccolo stand dove c'è la Polmar, la Marcucci, e la Dual, insomma tutte queste marche che hanno e costruiscono radio di comunicazione, per comunicazione VHF, VHS e quelli che sono. Sentiamo dall'interessato, insomma, questa comunicazione come sta andando, quali sono le tecnologie che oggi si stanno
migliorando. Abbiamo visto anche passando prima a bagno una radio, perciò immersa nell'acqua senza avere problemi. Perciò quali sono questi muri che abbiamo superato? Intanto buonasera, mi presento, sono Alessandro Durno, sono il titolare della ditta Dual. Ci occupiamo di sistemi di sicurezza e telecomunicazioni radio dal 1989, quindi ormai in tutti questi 25 anni abbiamo acquisito il know-how e quindi la tecnologia per realizzare impianti di telecomunicazione a buoni livelli, quindi siamo in grado di fornire e progettare la piccola rete radio, come fare delle reti sincrone per coprire intere regioni. Quindi l'ultima la tecnologia avanzata delle telecomunicazioni è il digitale, quindi le comunicazioni non sono più in formato analogico come erano prima, ma sono in formato digitale, quindi la voce quindi viene digitalizzata, impacchettata e trasmessa attraverso un sistema di modem. Ci sono dei vantaggi, avendo a bordo degli ricetrasmettitori il modem, che sono quelli di aggiungere dei plus in più alla comunicazione audio, quali la radiolocalizzazione, quindi con a bordo un GPS possiamo immediatamente inviare la posizione dove si trova il ricetrasmettitore e quindi l'operatore. In più dei semplici messaggi di testo, non ho bisogno più di comunicare in fonia con l'interlocutore, ma posso mandare dei messaggi, quindi creare delle informazioni, delle frasi, quindi delle informazioni che possono essere immediate per chi è dalla parte opposta dell'apparato. Con il sistema digitale abbiamo la possibilità di inviare anche contemporaneamente due comunicazioni sulla stessa portante, perché c'è un metodo quindi di tempo, quindi i pacchetti vengono inviati con una metodologia o ridistribuita dalla stazione ripetitrice, e quindi possiamo fare contemporaneamente due comunicazioni sulla stessa frequenza. Una tecnologia che sta andando a passi da gigante, però cerchiamo anche un po' di spiegare il digitale, ormai una trasmissione di numeri, cioè numeri che viaggiano e poi vengono trasformati in parole, no? Questo è un po' più o meno il digitale, tanto per far capire che cosa vuol dire analogico e digitale, mentre invece l'analogico era l'onda radio che trasportava la voce in un modo più o meno costruito, insomma. Oggi invece questo, le tecnologie che invece oggi si usano regolarmente così, la tecnologia che viene utilizzata dalla televisione. La televisione negli ultimi anni sapete che è passata dalla comunicazione analogica come la nostra al digitale. Il digitale ha dei vantaggi, oltre a questi servizi che si possono aggiungere, è quello di avere comunque un'ottima copertura, quindi una intelligibilità del segnale molto alto, quindi la qualità del segnale. Faccio l'esempio della TV, la TV si vede benissimo o non si vede. La stessa cosa succede con l'audio, quindi noi nella stessa copertura, anzi con una, di solito migliora dal 20 al 30% la copertura radio, e quindi abbiamo sempre anche nel punto di borderline abbiamo una qualità dell'audio molto elevata. Un audio che viene chiaramente ricostruito dai convertitori digitali analogici, però è una qualità molto elevata. Mercato molto in espansione, si vende molto, tanta richiesta e in tanti luoghi. Come si fa ad avere un apparecchio così, tenerlo? Uno dice: io voglio attrezzarmi perché ho la macchina, vado via, voglio essere protetto, mi proteggo. Sì. Allora, il mercato del cambio dall'analogico al digitale sarà, diciamo, quello nei prossimi anni. Adesso abbiamo per fortuna i nostri costruttori, quindi la ICOM, che ha un apparato che ha la possibilità di lavorare in analogico e di lavorare in digitale contemporaneamente. Quindi abbiamo la possibilità di fare delle migrazioni molto lente nei servizi radio già esistenti, perché tutte le nostri apparati radio sono progettati e quindi
diretti venduti a aziende per l'utilizzo professionale, che in questo momento con la crisi economica che abbiamo non hanno moltissimi denari da investire. Quindi, però ICOM ci aiuta potendo fornire, diciamo, le nuove radio che vengono acquistate con la possibilità nel futuro di passare in digitale. Beh, una bella opportunità, insomma, per quanto riguarda la cosa. Un ultimo passaggio, il vostro, dove siete? Dove si può, alla Spezia, sì. In questa stand riferito nella città, in questa rescue presente, perciò ha anche una possibilità di essere contattato. Chi vuol venire, insomma, può trovare a disposizione quello che cerca. Chiaro. Anche noi siamo, per la nautica, no? Possiamo fornire tutti i tipi di apparati, quindi apparati per l'uso professionale PMR, il PMR a libero uso, quindi la 446, quella che viene utilizzata a libero uso, quindi nello sport, viene utilizzata dai cacciatori, viene utilizzata per volare. Abbiamo i marini, abbiamo tutta la gamma dei marini della ICOM, la gamma dei marini della Polmar. La maggior parte dei marini della ICOM sono tutti apparati stagni galleggianti, quindi hanno la possibilità, in eventualità di caduta in acqua, possono essere recuperati e continuare a funzionare perfettamente, come abbiamo dimostrato nel nostro acquario qua. La ringrazio, auguroni, alla prossima, a quest'altro anno. Grazie, sì, a quest'altro anno.